Io sono Luca Boaro, spero ormai che molti di voi abbiano già dovuto interagire con me, o abbiano potuto interagire con me. Qui con noi oggi per Space One c'è Claudio Parodi, che vedete, Channel Account Manager, Andrea Turco, Business Developer e Field Solution. Io volevo solo spendere una parola su spiegare perché Alias è andata su Space One. Come soluzione, al di là dell'innovatività della soluzione, anche per tutta una serie di benefici e vantaggi che ci sono per i partner, che poi Claudio vi annuncerà nel corso del webinar. Velocissimamente, venendo all'agenda di questo appuntamento, c'è una prima parte in cui ovviamente ci spiegherà le potenzialità della soluzione, una parte successiva in cui, come dicevo, ci saranno i vantaggi di avere a portfolio questa soluzione, e poi una parte con il programma di canale, gli strumenti che vengono offerti appunto ai partner. Infine, uno spazio finale per le Q&A, nella quale approfitteremo poi della presenza di Andrea Turco. Se avete delle domande, insomma, se avete dei dubbi specifici da dipanare, magari di carattere un po' più tecnico. Vi ricordo che il webinar sarà registrato. Vi forniremo il link nella mail di follow-up per poterlo riguardare e, se voleste, condividere più che volentieri. Fermo restando, ovviamente, che qualora ci fosse la necessità o voleste un appuntamento specifico per discutere determinate esigenze che avete con i vostri clienti, non ci sia niente di meglio, e potete contattarci via mail, via telefono. I nostri contatti li troverete alla fine di questa presentazione, ma anche nella mail, ovviamente, di follow-up che vi mando alla fine. Ultima notizia, questo webinar è un webinar di overview della soluzione che va a lambire un po' tutti gli aspetti, ma con un certo grado di profondità di più alto livello. L'idea è quella poi di far seguire una serie di webinar consecutivi in cui approfondire diversi aspetti di interesse per voi, per i partner, come, non so, la capacità di questo prodotto di abilitarvi a entrare su nuovi clienti, o come questo prodotto poi vada a cambiare eventualmente i processi aziendali con la sua introduzione. Appunto dai vostri clienti. Lascio la parola a Claudia, che proseguirà poi con i contenuti del webinar. Io poi riprendo la parola alla fine per le domande eventualmente, e poi per il commiato finale. Buon webinar a tutti. Io mi mutizzo. Io sono qua, buongiorno a tutti. Chiedo a Luca, mentre si mutizza, di controllare lui l'entrata dei partecipanti, la chat, eccetera, perché io governando la Certo, presentazione non certo. riesco più, ho dovuto Of course. chiudere tutto, quindi Sì, non ti fai tu gli onori preoccupare. di casa. E buongiorno a tutti, grazie di aver partecipato, benvenuti. E vedete, adesso lo vediamo anche Andrea Turco, il mio collega. Vi chiediamo di rendere anche interattiva la presentazione, no? Quindi io ovviamente faccio, racconto, parlo, ma se qualcuno di voi a un certo punto vuole intervenire, alla fine avremo una parte dedicata ovviamente alle domande, ma anche durante la sessione non c'è problema, sia io che Andrea siamo disponibili anche per rispondervi se vi viene in mente qualcosa da volerci dire sul momento. I vostri microfoni sono chiusi, ma li potete ovviamente sbloccare e chiederci, o eventualmente potete usare la chat. Luca tiene le fila della chat ed eventualmente mi interrompe lui e ci chiede che cosa avete scritto. Certo, ciao, buongiorno a tutti. Ecco, anche Andrea vi ha salutato e iniziamo. Iniziamo a parlare di Space One. Non so se qualcuno di voi ha già visto la soluzione, ha guardato il sito, ha guardato qualche video, perché ovviamente è una soluzione che adesso andremo a descrivere, ma che con un video, infatti poi dopo ve ne farò vedere alcuni, racconta ancora meglio che cos'è la soluzione. Già nella foto introduttiva la vedete, Space One è una soluzione dedicata alla collaboration. Aspettate che non sta andando avanti la presentazione, abbiamo già un problema. Vediamo se riesco a far scorrere le slide. Ok, benissimo. Io credevo che fosse già andata avanti, ma mi sono accorta che per voi era ferma. Ok, Space One è una soluzione di augmented collaboration. È una soluzione che permette a qualcuno in back-end di essere collegato con qualcuno sul campo, on the field, e ovviamente insieme di collaborare.
attualmente un po' tutte le tipologie di clienti che potete avere potrebbero avere questa esigenza. Ovviamente parto da una delle esigenze più tipiche che abbiamo in questo momento, che sono la difficoltà, la necessità di dover ridurre viaggi e trasferte. Ovviamente il periodo impone questo. Ovviamente le aziende devono continuare a fare il loro lavoro, le loro attività di installazione, di manutenzione, anche se ovviamente spostare le persone in questo momento è più complicato. Ci tengo però a dire che Space One, anche prima del Covid, e continuerà sicuramente appena questo brutto periodo finisce, ad essere assolutamente importante nel mondo della riduzione dei viaggi e delle trasferte, anche per un discorso di costi, anche per un discorso di gestione del personale. Quindi ovviamente muovere le persone, a prescindere dalla pandemia, ha comunque dei costi, ha comunque delle implicazioni importanti in durata, in tempistiche, eccetera, che quindi utilizzare una soluzione di virtual collaboration aiuta tantissimo. La gestione del personale, intesa come ovviamente le persone che non si devono spostare, ma anche l'utilizzo di persone locali. Quindi molte aziende utilizzano per la parte di manutenzione soprattutto persone in loco che sono aziende terze o addirittura personale del cliente stesso. Ovviamente queste persone possono cambiare, hanno sicuramente degli skill diversi da quelli dell'esperto dell'azienda, e quindi avere la possibilità di supportarli mentre stanno facendo un'attività garantisce ovviamente che l'intervento abbia più probabilità di buon fine, abbia uno svolgimento più professionale, funzioni tutto correttamente, e se ci sono delle problematiche di intervenire immediatamente. Condivisione della conoscenza, perché tramite la soluzione Space One posso andare a registrare anche un'attività che faccio durante, appunto, un'attività che faccio diciamo di installazione, di manutenzione. Se viene registrata, magari fatta da un esperto, questa può essere poi condivisa come training on the job, come knowledge management per l'azienda, come know-how aziendale ad altre persone, per formare dei tecnici junior, per formare delle persone appunto di altre aziende, come abbiamo visto. E ovviamente riduce quella che è la complessità degli asset, perché ovviamente dove c'è qualcosa di molto particolare riesco a intervenire anche chiedendo l'intervento di qualcuno esperto in quel senso. E poi, essendo una soluzione integrata con realtà aumentata, intelligenza artificiale, IoT, eccetera, quindi il motivo per cui noi la chiamiamo augmented collaboration, perché va ad associare a quella che è una normale collaboration una serie di strumenti che la rendono augmented collaboration, cioè una collaborazione evoluta. Questo vuol dire che riconosce in automatico gli asset su cui sto lavorando, sa acquisire in automatico, leggere un barcode, acquisire un codice, può ricevere dei dati numerici e andarmi già a segnalare delle soglie, è integrata con l'IoT, attraverso l'intelligenza artificiale riesco ad avere tutta una serie di attività che non vanno proprio fatte fare al tecnico mentre sta facendo la sua attività, ma vengono acquisite in automatico dall'applicazione. E poi ovviamente attraverso la realtà aumentata andiamo a interagire e a lavorare insieme sul punto di vista. La soluzione Space One si compone di due parti, una parte back-end che è una web app, quindi tutto web-based, che è ovviamente la parte a computer, diciamo a PC, che utilizza l'esperto, la persona da remoto. E poi ovviamente una parte mobile, che è quella che utilizzano le persone on the field, sul campo. A questo proposito voglio fare una precisazione. Lato mobile, la soluzione Space One è completamente hardware agnostic, quindi posso usare qualsiasi tipo di dispositivo, qualunque smartphone, qualunque tablet e qualunque dispositivo indossabile, come quelli che vedete nelle immagini. Noi non abbiamo un nostro dispositivo hardware. Space One può utilizzare qualsiasi dispositivo hardware anche a livello di indossabile, quello che il cliente preferisce per il tipo di attività, quello che eventualmente il cliente ha già in dotazione, se hanno già
dei dispositivi come questo, dei visori, degli smart glass a disposizione, oppure possiamo andare ovviamente a consigliare noi dei dispositivi in base a quella che è l'attività e quali sono i feedback. Nei nostri video, nelle immagini, nei video che vedrete, molto spesso compare il realware. Il realware è quel dispositivo che adesso vedete nella persona, attaccata all'elmetto di questa persona. Non è che noi spingiamo realware per motivi business, noi spingiamo, cioè spesso vedete utilizzato realware perché la maggior parte dei nostri clienti sceglie realware perché realware è meno sofisticato, quindi più adatto a quello che è l'ambiente dello stabilimento, l'ambiente del plant, ha tutte le certificazioni ATEX eccetera necessarie per, si aggancia agli elmetti e quindi per tutta una serie di funzionalità spesso vedete questi dispositivi. Ci tengo a dire che tutto quello che vedete fatto con il dispositivo indossabile può essere fatto esattamente in modo uguale anche sul tablet. Chiaro che in un caso ho il tablet in mano e devo digitare, con una serie di vantaggi e una serie di svantaggi tipo non avere le mani libere, dall'altra parte ho l'indossabile ovviamente mi permette di avere le mani libere. Se nel mio equipment di abbigliamento ho ad esempio i guanti, non me li devo togliere, posso continuare a mantenere i guanti e tutto l'abbigliamento che ho in stabilimento, lo governo col comando vocale. Pregi e difetti di questa cosa, ma ovviamente mani libere, comando vocale, tutta una serie di attività vengono fatte in questo modo. Nei video poi lo vedremo meglio. Però voi ricordatevi che lato mobile, qualunque tipo di hardware va benissimo, quindi non è indispensabile l'indossabile, va bene il tablet, va bene lo smartphone, qualunque cosa che abbia già anche eventualmente a disposizione il cliente. Le tre aree applicative in cui vediamo, diciamo, coinvolta la soluzione Space One sono la maintenance, la Space One per la parte stand and training ed stand and presentation. La maintenance ovviamente è molto facile da immaginare, quella che abbiamo già leggermente anticipato e che vedremo poi anche più nel dettaglio dopo e che queste immagini ovviamente raccontano da sole. Abbiamo la persona direttamente sul plant, direttamente nella zona dove deve fare un'installazione, una manutenzione, un'ispezione. Sono questi, diciamo, i principali ambiti in cui utilizzo Space One, quindi quando devo andare a installare un impianto o una componente, un'attività, quando devo andare a fare su queste delle manutenzioni e per tutte le attività ispettive, perché anche le attività ispettive sono essenzialmente molto importanti, perché evito di mandare mille volte una persona per fare appunto l'ispezione, ma tutte o una parte di queste ispezioni le posso fare da remoto, quindi anche a livello di save the cost, oltre che di spostamento delle persone, nell'ambito ispettivo Space One è molto molto scelta. Quindi molti enti di certificazione, ad esempio RINA, eccetera, usano Space One proprio per questo motivo, per non doversi recare tutte le volte presso il cliente. La parte training, abbiamo già accennato qualcosa, la parte training per tutto quello che riguarda il training on the job delle persone, quindi personale junior che voglio formare, training inteso come dei video che posso andare a registrare e posso poi condividere con le persone, training in senso di tutta una serie di documentazione nel knowledge management che metto a disposizione per poi formare le persone che devono andare a fare una determinata installazione, e training anche nel mondo della realtà virtuale, quindi ricreare in un ambiente sicuro determinate stanze, determinati processi, determinate apparecchiature su cui andare a fare formazione alle persone prima che si trovino direttamente nello stabilimento oppure nell'impianto. Magari ci sono appunto impianti o stabilimenti dove hanno delle zone a rischio, dove non si può andare a fare un training, bisogna farlo in un ambiente sicuro fuori e poi accedervi solo dopo che si sono assunte le competenze. Il modulo training di Space One viene utilizzato anche da tutte quelle realtà che adesso, un po' a causa Covid eccetera, vogliono fare training su apparecchiature da remoto. Lo usa ad esempio la Vazza per fare i corsi sulle macchine del caffè, come si fa il caffè, la schiuma, i decori eccetera.
Quindi questo vi dà, diciamo, un ambito diverso da quello industriale, proprio molto più a livello di training, di sala corsi. Viene utilizzato da alcune aziende, molte aziende, che fanno formazione su loro apparecchiature molto grandi e molto costose. Quindi per non allestire un'aula training con un'apparecchiatura che costa molti soldi e che poi nel tempo diventerebbe obsoleta, ma che poi nell'aula corsi non vado sempre a sostituire, viene ricreata in ambiente virtuale. In questo modo posso sempre tenerla aggiornata all'ultima versione di questo macchinario, non ho un costo fermo in una sala training e il training diventa molto più interattivo e sempre aggiornato. Quindi questi sono gli ambiti in cui anche la parte training di Space One è molto utilizzata. La parte presentation invece dovete immaginarvela come presentare qualcosa. È stata usata da molti marchi della moda, abbiamo anche dei video che lo documentano, è stata usata per delle sfilate online adesso che non si potevano coinvolgere le persone in presenza e per la presentazione di molti prodotti. Ne abbiamo parlato anche per la presentazione delle auto di Lamborghini, dove loro sono abituati a fare un evento e non potendo fare un vero evento in presenza per consegnare l'auto, ovviamente viene fatto tutto in remoto. Perché? Perché con Space One? Perché con Space One, in questo caso ovviamente magari con la componente del visore, riesco a dare il punto di vista reale a tutte le persone che da remoto sono collegate. C'è una componente che viene definita componente emozionale che ovviamente tramite Space One si riesce a passare, perché non è come guardare le slide che stiamo guardando adesso noi, ma vedo proprio il punto di vista reale della persona ad altezza occhi e su questa riesco a interagire. Nel mondo presentation, nel mondo della moda, nel mondo di qualunque comunque oggetto che devo andare a presentare anche nel dettaglio, ovviamente questo dà un impatto molto importante. Quindi queste sono le aree su cui Space One è coinvolta. Quindi voi immagino che in questo momento stiate già pensando ad alcuni vostri clienti alla quali la soluzione può interessare, ed è l'esercizio corretto, perché sicuramente tutti avete dei clienti che in qualcuna di queste aree potrebbero averne necessità. Ora noi andiamo a calarla in quella che è la realtà come caso d'uso dell'industria dei servizi. Quindi immaginiamoci una realtà di un cliente che produce dei macchinari, produce qualcosa, quindi un'azienda che crea degli impianti, degli macchinari, deve andare da qualche parte, magari dall'altra parte del mondo, magari geograficamente distante, a installarli e poi su questi deve fare una manutenzione. Questo è uno dei tipici casi d'uso di Space One. Vi abbiamo portato questo come esempio, ma ovviamente poi potete leggermente declinarlo per quello che è la casistica dei vostri clienti. In questo senso Space One lo andiamo a utilizzare ovviamente per tutto quello che è l'assistenza da remoto, e l'abbiamo già detto. Adesso poi vi faccio vedere un video in cui questa parte è assolutamente molto molto dettagliata. Quindi la persona si trova nello stabilimento, contatta l'esperto da remoto e si fa aiutare, guidare in questa parte. È molto dettagliata la soluzione Space One e viene definita augmented collaboration, perché non condividono solo il punto di vista, come potrei fare con tantissimi strumenti di collaborazione, anche la video call col telefono, con Teams o con qualunque strumento che mi permette di fare una videochiamata. Con Space One aggiungo tutta una serie di cose. Abbiamo detto sicuramente la realtà aumentata e quindi la possibilità di interagire entrambi sul punto di vista reale, con disegni, con foto, con frecce. La possibilità di andare a fotografare quello che sto facendo e poi su questa foto andare a lavorare. La possibilità di acquisire tutta una serie di informazioni, di fare un video di questa attività, ma anche proprio di aggiungere, diciamo, a quella che è l'assistenza da remoto, documentazione che condivido alla persona, schemi grafici che gli faccio vedere nel momento che è lì che deve fare la cosa. Se avremo occasione nei prossimi webinar di fare una demo, vedrete che mentre sto facendo un'assistenza, quindi mentre sto aiutando qualcuno sul campo, gli posso condividere anche
delle immagini, dei video di un oggetto, quindi ho ricreato in 3D la cosa che lui deve fare, gli faccio vedere come metterla in funzione, quindi anche con delle animazioni 3D, con delle immagini 3D animate. Le procedure risolutive. Le procedure risolutive sono un altro importantissimo strumento che Space One mette a disposizione, sono procedure risolutive step by step, quindi il tecnico junior, il tecnico meno esperto, la persona che deve fare una certa attività, visualizza delle procedure guidate, step by step, abbiamo detto, quindi ti dicono passo passo quello che devi fare e solo quando il primo passo è completato e tu dai conferma passa al livello successivo, ti guida appunto passo passo sulla cosa che devi andare a fare, corredato da immagini, foto, video, schemi di ogni singola parte. Questo è importantissimo perché le procedure risolutive sono ovviamente disponibili anche in ambiente offline, quindi se non ho la connettività, la persona junior, la persona non esperta riesce comunque a portare avanti una procedura di manutenzione o di installazione. Avremo un video dove si vedrà proprio che nel visore della persona si vedono le varie domande, gli vari step che deve fare, dà conferma e ogni volta passa al livello successivo. Il training on the job, l'abbiamo detto, ovviamente aiuta la persona prima che vada a fare un'installazione o durante la sua fase, ma diciamo anche prima, per formare le persone prima che inizino a fare un determinato lavoro. Le ispezioni da remoto le abbiamo nominate, quindi la possibilità per un ispettore, utilizzando Space One, di collegarsi tutte le volte che vuole verso un plant e farsi vedere lo stato avanzamento lavori, la situazione dell'attività. Quindi le ispezioni possono farle tutte in presenza, ma adesso anche, diciamo, gradatamente con la soluzione da remoto, registrando anche dei video, acquisendo delle immagini che vengono poi utilizzate dagli ispettori per creare quello che è il fascicolo delle attività di ispezione che sono andati a fare. Claudia, ti posso interrompere? Aggiungo solo una cosa. Vai, volentieri. È un elemento che ci differenzia moltissimo rispetto ad altri strumenti, che durante le assistenze, le ispezioni, comunque tutte le chiamate di collaboration, ok, da remoto, noi abbiamo un tool, Space One ha un tool che permette di lavorare in alta risoluzione di immagine anche in situazioni, in ambienti di scarsa banda disponibile, ok? Quindi immaginiamoci che il tecnico in campo si trovi in situazioni appunto con una banda piuttosto scarsa, quindi che l'immagine sia poco definita, quindi anche in pixel spesso accade, con il nostro tool chiamato Low Band Mode si può attivare e il sistema in automatico va a ridurre frame per secondo dell'immagine, aumentando notevolmente la qualità dell'immagine. Quindi questo è un tool molto importante utilizzato dalla maggior parte dei nostri clienti. Quindi lavori in alta risoluzione, ok, anche in situazioni comunque non abbastanza compromesse per quanto riguarda la banda. Approfitto di questo intervento di Andrea per dirvi e ricordarvi, ogni tanto durante la presentazione e alla fine lo faremo, che ovviamente in un webinar noi dobbiamo condensare tante informazioni in poco tempo, ma siamo assolutamente disponibili per delle demo del prodotto. Questa funzionalità, i low band mode, piuttosto che le procedure risolutive, eccetera, sono proprio parte della demo che solitamente, anche grazie all'aiuto di Andrea, che solitamente è lui che vi fa la demo della soluzione, vi fa vedere. Quindi se poi avete piacere di vedere come viene fatta, appunto, come vengono proprio nella pratica all'interno della soluzione fatte queste cose, ovviamente chiedeteci direttamente o tramite Luca di Alias uno slot di tempo e facciamo insieme la demo, vi facciamo entrare dentro la soluzione Space One e andiamo a vedere proprio questo nel dettaglio. Faccio un piccolissima parentesi per quanto riguarda la parte di assistenza da remoto. Con la nuova funzione, con la nuova release di Space One, quella che è adesso da gennaio è online, abbiamo aggiunto la funzionalità dell'assistenza remoto, dell'assistenza remota virtuale con link Snello anche per il cliente domestico B2C. Quindi
stiamo andando a diciamo utilizzare Space One anche verso quei clienti che sono proprio il cliente domestico, quindi immaginatevi la Sura Maria, che ovviamente non deve neanche sapere che Space One esiste, gli mandiamo un link sul telefono o o una mail, lei clicca sul link ed entra direttamente in quella che è una collaboration, quindi a farci vedere direttamente il suo punto di vista. Andando a colpire anche, diciamo, tutta quella parte di clienti che fa assistenza, che dà assistenza sulle caldaie, su tutta una serie di strumenti, elettrodomestici, eccetera, che le persone possono avere a casa. Questo permette di fare preventivi online, di dare un primo livello di supporto senza far intervenire il tecnico ed eventualmente, se il tecnico deve intervenire, riesce a intervenire già sapendo eventualmente che pezzo di ricambio serve o che attività viene fatta. Questo in un'ottica di periodo Covid ovviamente è richiestissimo, perché non si può, non si deve, ci sono delle complicazioni ad andare a fare l'intervento fisicamente in casa delle persone, e ovviamente anche in un'ottica generale per fare molti più interventi durante il giorno, per dare un livello di assistenza decisamente di alto, di livello più alto, molto più professionale. E volevo solo segnalarvelo, ovviamente anche per questo rimandiamo poi tutti i dettagli a un'eventuale chiacchierata dopo, però era per farvi sapere che adesso andiamo a lavorare con Space One anche sino all'utente finale, quindi fino al livello B2C. Quindi ora ritorniamo a questa slide dove ho fatto questa piccola digressione sulla parte di assistenza da remoto, ritorniamo nell'ambito industria, ritorniamo nell'ambito servizi e andiamo a vedere come queste cose che ci siamo raccontati vengono utilizzate da alcuni clienti. Quindi qua siamo nell'industria metallurgica, è un esempio, tanto per portarvi un caso di studio reale, ma immaginate che questi esistono poi anche per tanti ambiti diversi. Nell'industria metallurgica ovviamente c'è l'installazione e la messa in opera del servizio, c'è la garanzia, il periodo di manutenzione da garantire con degli SLA e con tutta una serie di interventi che coinvolgono degli impianti, dei fermomacchine, eccetera, quindi comunque è complessa la situazione anche per quanto riguarda una manutenzione. C'è tutto quello che riguarda il post vendita, la garanzia che i nostri clienti hanno, diciamo, nei loro contratti. E poi c'è tutto quel mondo che abbiamo già affrontato prima, che è il mondo della formazione. Quindi perché un cliente industriale, un cliente nel questo caso nell'industria metallurgica, ma in generale nell'industria, potrebbe aver bisogno di Space One? Per questi motivi, in tutti questi aspetti della loro attività. Lo fa ad esempio Danieli è assolutamente molto conosciuto, utilizza Space One, utilizza i moduli di Space One, l'Extended Maintenance in particolare, loro lo utilizzano anche con dei tablet e anche con i visori, come vedete in questa foto. Danieli è uno dei tanti esempi per i quali è uno dei nostri clienti. Vi facciamo vedere un video. Ora io faccio partire il video, se qualcosa non funziona, non lo vedete, eccetera, ovviamente scrivete a Luca magari in chat. Spero che la condivisione, io mentre parte il video non vi sento, ma poi ne riparliamo appena lo interrompo. Quindi andiamo a vedere. Queste sono le procedure risolutive. Che guidano il tecnico passo passo nelle attività che deve svolgere. Lui le vede nel visore. Conferma operazione. Ok.
problema alla centrale idraulica, sembra che non sia lì la pompa numero 5. Vuoi verificare? Proviamo con l'accensione da locale. Non parte. Devo fare un controllo approfondito sulla linea. Ti condivido lo schema idraulico del circuito. Livello di zoom 2. Ho bisogno di indicazioni più precise. Puoi guidarmi? Il sistema rileva un malfunzionamento di questa pompa. Verifico. Prova a controllare questa valvola. Ho trovato il problema. Il sensore sulla valvola di aspirazione non legge la posizione. Ora dovrebbe funzionare. Prova a dargli il comando di accensione. Perfetto. Ti confermo che la macchina funziona regolarmente. Qua, ritorniamo alla presentazione. Mi sentite? È ritornato tutto? Sì, tutto a posto. Perfetto. Prismian è un altro nostro cliente, un cliente importante che sta usando Space One in tanti impianti diversi, hanno tantissime nostre licenze. Loro lo utilizzano principalmente per la parte ispettiva e stanno usando il nostro modulo di Extended Presentation, ovvero quello che permette di coinvolgere anche persone esterne, ovviamente, in quella che è la collaboration, perché nel mondo della presentation possiamo ovviamente, oltre ad avere l'esperto al computer, la persona col visore che condivide il punto di vista reale, poi ovviamente ci sono le persone che possono assistere a questa presentation. E quindi nel caso di Prismian sta utilizzando la nostra soluzione con questo modulo. Ovviamente loro avevano molte persone che dovevano andare a fare delle ispezioni nel mondo del collaudo, anche tra plant diversi, quindi utilizzano questa funzionalità di collaborazione remota tra utenti, tra persone, diciamo, di stabilimenti diversi, e anche ovviamente tutta la parte di training, di video tutorial per tutto quello che riguarda il mondo della formazione. Andrea conosce benissimo il mondo di Prismian, non so se vuoi aggiungergli qualcosa e raccontargli. Nel caso di Prismian non abbiamo il video, quindi possiamo sfruttare Andrea per qualche dettaglio in più. Hai detto bene, nel senso che loro in ciascun plant hanno delle licenze guest, quindi dei link non nominativi, che oggi utilizzano per invitare un cliente per supervisionare, diciamo, ciascuna attività, e domani o dopodomani utilizzano le stesse licenze per coinvolgere altri clienti. Siamo partiti con pochissime licenze, quindi un plant solo, con una sperimentazione, una POC che noi possiamo fare. È piaciuta, si sono resi conto subito dei benefici, no? Immediati in termini di riduzione dei tempi di intervento e di trasferte, e poi l'abbiamo ampliato ai vari plant. Loro hanno più di 100 impianti produttivi. E grazie Andrea, e vi facciamo vedere un ultimo caso. Rail Cargo è un video molto bello, anche un po', diciamo, particolare, parlano in inglese, però è un video molto bello, fa vedere tante cose della nostra soluzione, fa vedere la parte ispettiva, fa vedere le procedure risolutive, fa vedere il comando vocale, diciamo, e l'utilizzo del visore, fa vedere anche la consuntivazione dei dati, una parte di cui non abbiamo tanto parlato, ma il riconoscimento di un barcode, di un codice, di un numero, che un insieme di dati che posso fornire durante l'attività, che poi vengono consuntivizzati in un report finale molto utile, perché ho dentro tutto, poi questi possono essere taggati per una ricerca e per tutta una serie di informazioni. Nel video di Rail Cargo questo è un pochino più messo in evidenza, quindi ora, come prima, faccio partire il video e poi abbiamo le slide conclusive proprio sull'attività del canale
e poi lasciamo spazio a voi alle domande, che spero di avervi, diciamo, stimolato un po' di curiosità sulla soluzione. Ora vi faccio vedere il video. Ok, schermo intero. Start Real Cargo application. Start inspection. Number of wagons. Queste ovviamente sono le procedure risolutive. Open camera. Take photo. Vado ad acquisire un sacco di dati che mi servono. Open anomaly. Open camera. Take photo. Open annex 9. Page down. Zoom level 2. Enter code 322. Call support. Performing an inspection on a train, and there's a strong smell coming from the third wagon. Show me the wagon number and the labels of dangerous goods. It's ethyl acrylate, a class 3 flammable liquid. The UN number is 1917. See. Let me check the safety distance. To be safe, stay upwind 1 meter from the wagon. Sharing with you the safety data sheet. Toxicological information is in section 11. You can forward the emergency warning to the infrastructure manager. Close inspection. Adesso alla copertura Wi-Fi vengono condivisi i dati, viene consuntivizzato in questo report, che è il report finale. Ora vediamo cosa succede alla prossima stazione, alla prossima fermata di questo treno. Blitz ein. Qua parlano addirittura in tedesco. Anwendung starten. Inspektion starten. Anzahl der Wagen 10. Blitz aus. Ok. Ritorniamo alla presentazione. Tutto a posto, siamo ritornati, mi sentite? Sì. Benissimo. Allora, in questo video, che ovviamente è un po' più particolare dell'altro, vediamo intanto l'utilizzo delle procedure risolutive, l'acquisizione in automatico dei dati, la consuntivizzazione nel report, la condivisione con persone che magari devono usare quei dati poco dopo per un'ulteriore ispezione, il fatto che da remoto gli hanno dato supporto, gli hanno condiviso, eccetera. Quindi avete visto un sacco di aspetti della parte dei, diciamo, dei tool che ci sono a corredo di quella che è una base di virtual collaboration. Molto importante, mi permette questo video di ricordare che sia la soluzione Space One, sia eventualmente l'utilizzo dei visori, eccetera, sono multilingua. Quindi ognuno li può utilizzare nella propria lingua, e sia col comando vocale sia tutta la parte di Space One conosce tutte le lingue del mondo, quindi i vostri clienti che dall'Italia lavorano con
aziende terze per la manutenzione, eccetera, di impianti all'estero, ovviamente da qua possono utilizzare l'italiano e dall'altra parte la lingua del, di chi ovviamente è in loco sul posto. Ovviamente per tutto quello che riguarda domande sul prodotto, tra poco vi lasciamo la parola e poi vi ricordiamo di sentirci dopo. Io vi volevo ricordare perché può aver senso per voi diventare partner e quindi proporre ai vostri clienti questa soluzione. Sicuramente per un discorso di differenziazione del business andiamo a trattare un prodotto assolutamente molto innovativo, aiuta i vostri clienti e i clienti in generale a risolvere delle situazioni, delle esigenze che hanno in questo momento, e noi ne siamo sicuri perché ci stanno contattando tutte le aziende che hanno persone che si devono muovere, plant, stabilimenti, devono fare installazioni dall'altra parte, quindi è un'esigenza assolutamente in questo momento molto reale, quindi se ne parlate con i clienti, ovviamente selezionando tra i vostri clienti quelli che potrebbero avere, diciamo, esigenze per una soluzione come questa, sicuramente in questo momento gli siete d'aiuto. A voi permette ovviamente di ampliare l'offerta e di avere la possibilità di aggredire anche aree di mercato diverse, quindi clienti ai quali siete interessati ma che non avevate un prodotto con cui andare a lavorare su quel cliente, o clienti che magari ai quali avete già venduto altre soluzioni che voi trattate ma che vi dà spesso hanno l'opportunità di andare a ricontattare in questo momento, quindi per ampliare il vostro portafoglio dei clienti o le attività che su determinati clienti andate a fare. E poi come si diventa partner? Ovviamente SpaceOne ha un programma di canale, ma in questo momento il messaggio più importante che vi voglio lasciare è quello che voi dovete solo metterci in contatto col cliente. La parte sales e tech la facciamo noi con voi, quindi le presentazioni le facciamo insieme a voi, ma sono, diciamo, le facciamo noi, quindi voi non vi dovete avventurare a parlare della soluzione SpaceOne nel dettaglio. Lo facciamo assolutamente noi, Andrea e tutti gli altri nostri colleghi della parte tecnica sono assolutamente disponibili per le demo, per le POC, per i suoi clienti, quindi assolutamente affidate a noi tutto quello che è la parte di know-how che in questo momento a voi manca sulla soluzione, voi dovete, diciamo, fare solo la parte di collegamento con i clienti. Per i partner ci sono tutta una serie di strumenti che sono le chiavi trial, la demo ovviamente guidata e fatta da noi con il cliente, e poi la POC. La POC intesa come un pacchetto che andiamo a proporre al cliente ridotto di licenze, limitato ovviamente con poche licenze, per provare la soluzione già ovviamente in produzione, già in quello che è l'attività che deve andare a fare. Noi solitamente corrediamo il pacchetto POC di tutta una serie di giornate di assistenza da parte nostra per, diciamo, supportare il cliente nell'avvio, nell'utilizzo della soluzione. Quindi il POC è anche proprio un momento in cui il cliente non solo valuta la soluzione all'interno del loro ambiente, ma anche col nostro aiuto, il nostro supporto per sfruttare tutte le potenzialità, mettere in piedi tutto quello che serve, ovviamente per poi essere abilitati a lavorare e quindi a quel punto, alla fine del periodo POC, comprare solo le licenze che gli mancano per tutto quello che gli serve da fare ed è già tutto pronto e operativo. Noi ovviamente siamo a completa disposizione anche nel vostro caso per darvi a voi, dopo magari aver fatto una demo insieme, delle chiavi trial per provare il prodotto. Ora vi chiedo di aprire i microfoni e di chiederci tutti i dubbi e le domande che avete sul prodotto. Okay? Grazie a tutti di aver partecipato e sentiamoci presto, prossimamente, i prossimi giorni. Grazie e buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti. Ciao.